Io sono Sara Permuro e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a spacchettare il secondo ordine che ho fatto su Shein. Il primo ordine è uscito questo martedì. Pensavo che mi arrivasse una settimana dopo questo secondo ordine, invece mi è arrivato 3 giorni dopo aver girato il video che è già uscito martedì. Quindi, se volete vedere la prima parte dove abbiamo spacchettato il primo ordine che ho fatto, vi potete recuperare il video che è uscito 2 giorni fa. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e su TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Bando alle ciance, iniziamo! Il secondo ordine è questo qui, come potete vedere se avete già visto la prima parte, è molto più grande rispetto a quello precedente. Partiamo con questo. Molto più grande rispetto a quello che immaginavo, è un organizer, l'ho preso per metterlo qui dietro nella scrivania in modo tale da avere un rialzo e poter mettere più cosine, visto che non ho più spazio. Me lo aspettavo leggermente più piccolino, sinceramente. Come in ogni video di questa tipologia, giù in info box avete tutti i link diretti ai prodotti che vi mostro. Eccolo qua, è ben fatto. Ok. Eccolo qua. Ho ripreso un altro paio di calze, quelle lì termiche. Ne ho già 2 paia e l'anno scorso praticamente così come l'anno prima, da quando le ho scoperte mi hanno sempre salvato la vita. In inverno non utilizzavo mai, o comunque era raro che utilizzavo vestitini con pantaloncini perché sono molto freddolosa. Da quando ho scoperto queste calze termiche sono la vita. Ve le stra-straconsiglio se siete freddolose come me. All'interno sono così in pile. Tiene tanto tanto caldo, mi piace tantissimo, lo utilizzo sempre quando metto le gonne o i pantaloncini o vestitini in inverno. Unico punto negativo, se vogliamo trovargli un qualcosa di negativo, è che la fascia qui stringe tanto, quindi tipo se mangiate potete in considerazione che un pochino va a stringere se vi gonfia la pancia, tipo a me che dopo che mangio mi gonfia la pancia un pochino, quando le metto per, che so, cenare fuori, una cena con gli amici o un'uscita, dopo che mangio un pochino, se sto seduta, soffro visto che stringe un po'. E la parte del piede non è ricoperta, quindi questa è più leggera. Ci sono di diverse tipologie, diversi colori, ma quando ne voglio comprare altre vado nell'ordine che ho fatto l'anno scorso e mi ricompro sempre le stesse, visto che so già come sono e so già che quelli mi piacciono. Adesso le mettiamo subito. Sono le lucine a forma di pan di zenzero. Eccole, che belline. Troppo belline. E servono 2 batterie. Le prendiamo subito. 2 AA. Ecco qui, ho messo le batterie visto che l'altro giorno sono uscita e le ho comprate. Dato che mi ricordavo di aver comprato queste lucine su Shein. Accendiamole. Oh, che carina! Quanta luce che fanno, non pensavo. Molto belline. Devo vedere dove metterle, se le metto qui sotto o se le metto nell'ultimo ripiano, visto che lì non c'è niente. Poi, che bello, non me lo aspettavo così bello e così grande. Ho preso un portafoto ad album. Ho stampato un po' di fotine. Io ho una bacheca foto dove lì metto le foto più belle quando viaggio. Sapete che sono amante della fotografia e scatto 50.000 foto. Le più belle in assoluto me le stampo sempre. Mi piace avere anche il cartaceo e non solo la versione digitale. Solitamente mi attacco le mie preferite lì nella bacheca. L'altro giorno l'abbiamo sistemata insieme nel vlog che è uscito martedì scorso, però appunto non c'è più spazio, quindi se un domani dovessi farmi un altro viaggio e voglio attaccare altre foto, dovrei toglierne qualcuna. Forse ne entrano altre 2 di conto. Ho pensato, mi prendo un album delle foto, meno male che mi è arrivato rosa perché era casuale ed era tra rosa e azzurro. Mi piaceva questo colore e volevo questo, anche se sono amante anche dell'azzurro, lo sapete che io amo tutte le sfumature del blu. E quindi ho visto questo portafoto, era super scontato. E quindi ho detto, ora me lo prendo, così mi metto le foto che stampo qui dentro. Molto bellino. Ne ho visti altri, sempre su Shein, ma costavano sugli 8 euro, 9 euro. Questo mi pare che ve l'ho pagato o 2 o 3 euro. I prezzi che vi dico io a voce sono quelli di quanto li ho pagati io, mettendo poi tutti i codici, sconto, i punti che raccolgo. Ovviamente, quando durante il video vi faccio vedere un prodotto e vi metto il prezzo, io vi metto il prezzo per intero, come è sul sito, sull'applicazione. Poi ovviamente, se anche voi utilizzate codici sconto,
conto o diventate i punti che raccogliete con il check-in giornaliero, diminuisce il totale. Andiamo avanti con... come lo attacco? Quella a caldo. Vabbè, se avete visto il video di 2 giorni fa praticamente, vi avevo già detto che quest'anno, in realtà sarebbe l'anno prossimo perché faccio il compleanno a febbraio, voglio rifare il compleanno tema Harry Potter. Ma a questo giro, così come ho fatto anche per Natale, voglio fare tutto io, decorazione e tutto il resto. Quindi ho comprato questa decorazione per la torta. Devo disegnargli gli occhi ad Vige che gli mancano. Comunque questa qui è la decorazione per la torta, è bellissima. E poi ho preso anche delle decorazioni sempre per la torta a forma di pallina dorata, come tipo le palline d'albero di Natale, da utilizzare mettendo poi le ali che ho comprato nello scorso ordine per fare il boccino d'oro. Ah, non mi ero accorta che qui c'era il biadesivo per attaccare questo. Ok, io già avevo pensato di usare la colla a caldo. Ah, ok, uno smaltino. Non ho mai provato i sii permanenti di Shein, però ho detto vabbè, lo provo, sembra decente. Questo qui è il brand ed è glitter. Vedete che bello? Wow, lo proveremo, tanto sono glitter. Che bella! Sapete che nel periodo natalizio vado in fissa con fiocchi di neve. Sono uscita pazza nel cercarmi gli orecchini e li ho trovati con un negozio qui a Reggio, nel negozio che si chiama Stella Z. E girando su Shein ho trovato questa collana che c'è scritto che è in acciaio inossidabile, con questo fiocco di neve che gira pure. Ma è bellissima, brilla tantissimo per averla pagata solo 3 euro. E c'è la parte centrale che gira. Wow! Questa è proprio bellina, sotto Natale. Un figurone. Ma sapete che si può anche prendere e fare un bel regalino se realmente è in acciaio inossidabile? Anche perché luccica tantissimo, sembra di marca. Io ho preso i numeretti, sempre per il mio compleanno. Oggi ho preso i numeretti perché mi piacevano questi qua, erano pure scontati. Questo qui è il 5, che bellini. Più che altro tutte queste cose mi devo ricordare poi dove le poso per andare a prenderle. Ecco qua il 2, bellino. Degli orecchini, sono questi qua, per Capodanno, per crearci poi qualche contenuto da caricarvi a Capodanno. Questo qui è un giochino per Richetto, che ovviamente gli darò a Natale. Quanto durerà? 3 secondi? Quanto ci metterà a distruggerlo? Un salvaschermo per il cellulare, quello opaco. Comunque ho preso delle confezioni per il vetro temperato. Ah, questo è il Ferrero di mia mamma. Ci è capitato il rosa. Che? Ma lo sanno che amo questo colore? Spolverino per togliere la polvere. Sono... ah, i collant! Ho preso un altro paio di collant, sempre con l'intento di utilizzarli sotto queste feste. Tutti sbrilluccicosi. Sembrano belli. Wow, che belli, molto belli. Come vi dicevo nello scorso video, a mio fratello piacciono un botto queste monetine, quindi quando vedo quelle che gli potrebbero piacere gliele sto prendendo per Natale. Ah, ecco questi qua. No, una mi è arrivata troppa. Sono quelle palline che voglio utilizzare per fare i boccini da mettere sulla torta. Altri collant. Ah sì, che collant. Questo qui è il sacchetto, utilissimo. Ho preso per la cucina il sacchetto per mettere tutte le buste di plastica, per metterle qua dentro in ordine. Ah ok, qui ho preso altre decorazioni per le unghie, tipo come questa decorazione qui che ho fatto sul dito medio. L'ho fatto utilizzando queste polverine. E qui ci sta praticamente quello che mi sono presa io per il mini Funko Pop. Come a mio fratello gli è piaciuto, l'ha voluto anche lui per i suoi Funko Pop, che c'ha una stanza piena praticamente. Però lui ha preso quello a 3 ripiani. Io mi ero presa quello a 2 ripiani. Lui si è preso questo qui a 3. Ho preso un po' di cosine per decorare, ma anche cose utili. Soprattutto già sono proiettata io il mio compleanno a febbraio. Detto ciò, fatemi sapere giù nei commentini quale di questi prodotti che vi ho mostrato vi è piaciuto di più e se avete già fatto l'albero di Natale. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e su TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao!